Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi tag tutto dedicato alla primavera perché mi mancava solo questa stagione. Ho fatto il tag dell'autunno, dell'inverno, ho fatto anche quello dell'estate, mi mancava quello della primavera. Sono andata a cercare un po' su YouTube, l'ho trovato, però l'ho trovato su un canale portoghese e ho anche modificato le domande, quindi in realtà non è il tag originale, però ho preso spunto e le ho leggermente modificate. Per l'occasione mi sono anche vestita un po' a tema primavera con questa maglia con tutti i fiori, non so se riuscite a vederla, comunque è tutta floreale e direi di partire con la prima domanda. Cosa ti piace di più della primavera e perché? Dunque, a me la primavera piace tantissimo. Mi piace di più il fatto che il clima comincia ad essere abbastanza caldo, ma non troppo caldo come in estate. Quindi cominciano a esserci delle belle giornate soleggiate, si può stare fuori molto di più, quindi questa è una cosa che mi piace tantissimo. Ma della primavera quello che mi piace in assoluto di più è la fioritura. Comincia a essere tutto fiorito, ci sono gli alberi che fioriscono, le piante che comunque cominciano a far sbocciare i loro fiori, quindi è una cosa che mi piace da morire vedere intorno a me tutte le cose in fiore. Quindi è la cosa della primavera che mi piace di più. Che cosa ti piace di meno della primavera e perché? Quello che mi piace meno sono gli sbalzi di temperatura e soprattutto il tempo che è un po' ballerino perché magari un giorno c'è il sole, il giorno dopo piove, quindi mi piace meno questo aspetto meteorologico un pochino instabile, diciamo, e questa sicuramente è la cosa che mi piace meno della primavera. Terza domanda, hai delle abitudini particolari che metti in atto in primavera? No, in realtà io non ho delle abitudini particolari. In generale non ho abitudini particolari che metto in atto un po' come dei rituali. Devo dire la verità, non ne ho, quindi non ne ho in primavera, ma non ne ho neanche nelle altre stagioni. Diciamo che le mie abitudini sono le mie abitudini, ma quelle le metto in atto sempre, qualsiasi stagione, ci sia. In primavera devo dire che no, non ho delle abitudini particolari. Cosa indossi più volentieri in primavera? Sicuramente dei capi un pochino più leggeri, quindi le maglie tipo quella che ho adesso, questa è a tema floreale, ma ne ho anche altre, quindi questo genere di maglie, anche qualche camicia mi piace, se sono delle camicie magari abbastanza aderenti o comunque delle camicie che hanno qualcosa di particolare, le indosso volentieri in primavera. E poi sicuramente mi piace indossare quelle giacche leggere, tipo quelle giacche di jeans o quelle giacche magari di pelle leggera che sono corte, che arrivano in vita. Quelle le indosso molto volentieri e le metto in primavera perché io sono talmente freddolosa che non riuscirei mai a mettere quel tipo di giacche in inverno oppure in autunno quando comincia a fare freddo. Quindi in primavera quelle lì le tiro fuori dall'armadio e le metto volentieri. Poi andiamo avanti, il tuo profumo preferito in primavera? Il mio profumo preferito è il J'adore, che sia inverno, che sia estate, che sia autunno, che sia primavera, tutto l'anno, il mio profumo preferito è il J'adore, quindi resterà sempre quello, qualsiasi sia la stagione. Sesta domanda. Ti piace fare gite o viaggi in primavera? Assolutamente sì, mi piace tantissimo fare dei viaggi, fare delle gite fuori porta in primavera. In realtà mi piace tutto l'anno, però in primavera comunque mi piace particolarmente perché le giornate sono più lunghe, il clima comunque più mite, quindi è una cosa sicuramente più piacevole, però sì, mi piace tantissimo. Infatti io spesso in primavera faccio magari un mini viaggio in attesa del mega viaggio estivo e sì, è una cosa che faccio volentieri. Poi il tuo frutto preferito in primavera? Dunque, a me piacciono tantissimo le fragole e le ciliegie, questi sono i due frutti preferiti in assoluto, perché in primavera comunque io spesso li compro e le mangio volentieri queste cose. Poi, soffri di qualche allergia particolare che si scatena in primavera?
Dunque, in primavera di solito mi si scatena la classica allergia ai pollini, ma non chiedetemi quali pollini perché io non ne ho la minima idea, non ho mai fatto i test dell'allergia, quindi non lo so che cosa sia a scatenarmi questo tipo di allergia, ma è una cosa molto molto leggera, nel senso che al limite starnuto un paio di volte in più, magari devo andare in giro con un pacchettino di fazzoletti perché comunque in primavera spesso c'è il classico raffreddore da fieno, però è una cosa veramente leggera, leggera, quindi non mi dà particolarmente fastidio. Però ho notato comunque che in primavera mi succede di più rispetto alle altre stagioni. Aprile, dolce dormire. È così anche per te? Direi che in parte sì, nel senso che ad aprile ogni tanto mi capita di avere dei periodi in cui dormirei volentieri per tantissimo tempo in più rispetto a quello che posso fare. Quindi non vi dico che passerei il mese di aprile a dormire perché non sarebbe vero. Però che comunque ci siano dei periodi nella primavera in cui sono più stanca e dormo più volentieri, magari qualche ora di più, questo sì, devo dire che mi succede. Quali sono i colori che utilizzi più volentieri in primavera? Make-up e abbigliamento. Se parliamo di make-up, mi piace cominciare ad utilizzare i colori pastello, quindi oggi vabbè non sono truccata così, però oggi è un caso, ma i colori pastello mi piacciono di più, quindi magari un azzurro chiaro oppure anche un tenue rosa pesca, insomma quelle cose lì io le utilizzo, magari il rosa pesca soprattutto sulle labbra, non tanto sugli occhi, mentre sugli occhi magari questo azzurro chiaro mi piace di più, ma anche un verde chiaro. Comunque mi piace metterlo sugli occhi e diciamo che più o meno questi sono i colori del make-up. Invece, per quanto riguarda l'abbigliamento, devo dire che io non è che cambio tanto i colori in base alla stagione, però sicuramente in primavera indosso delle cose più chiare, quindi magari anche un rosa, un beige o qualcosa di colorato che non sia magari tinta unita ma che abbia tanti colori diversi, tutti sui toni del chiaro, comunque una cosa che indosso volentieri, insomma, mi piace abbastanza, devo dire. Questa era l'ultima domanda. Io taggo tutti quelli che hanno il desiderio di fare questo tag, quindi consideratevi veramente tutti taggati. Se lo fate, se volete dirlo che io l'ho un po' modificato, potete dirlo, però non è un tag comunque che ho ideato io dall'inizio alla fine, io l'ho soltanto un po' modificato. Quindi se lo volete dire lo dite, altrimenti non fa nulla, non c'è nessun problema, però se lo fate fatemelo sapere perché almeno vado a vedere il vostro video. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.